un po' strano rispetto a quello che è lo spirito. È arrivato Da Way, benvenuto. Ciao Da Way, io il producer Zhen Yu. E dice che era super soddisfacente questa, questa scena. Cioè, lol, dai. Hanno detto che comunque avrete anche lo skip button, la feature preferita di tutte, di sync interno. Puoi decidere se guardare o skippare. Ma io non ho parole. Di sync interno fortissimo. The hollows. Ok, Yolos. What should you do if you're trapped in a hollow? Cosa faresti se tu fossi intrappolato nel vuoto? Che figa è la grafica. Capite perché mi stonava all'inizio col metal? Perché lo stile è questo un po' funky. Che belle le animazioni. E col mega martello. E che uno squalo. Oh yeah. The Corrupted Apocalyptic Neverland. Immersive narrative. Narrativa immersiva. Action packed novelty. NNN che diventa ZZZ. Che figo. Lui è Joseph. Benvenuti a Nuova Eridu. C'è un apocalisse là fuori. Le fiamme della civilizzazione ancora bruciano in questa città. Ma tu sei a posto, sei al sicuro. Fino a che non vai nell'hollow. Loro sono queste sfere nere pece. Sono molto pericolose e misteriose. Vengono da un misterioso disastro. L'obiettivo è quello della fine del mondo. All'interno il posto è disorientato e caotico. La gente normale si perderebbe all'interno. E ci sono degli Ethereals che sono dei mostri presenti all'interno. Sono molto forti e ostili. E sono contro tutte le persone che arrivano da fuori con la palla. Ok, l'etere è una sostanza prodotta lì dentro. È molto corrottiva e può causare la trasformazione graduale in tuo Ethereals. Ok? Anche le IA non sono esenti dal poter essere corrotte. Questa situazione ha due lati. Può maledire, ma è anche chiaramente una risorsa. E loro la scavano e la estraggono ovviamente per farne per preservare il Miracle City e il mondo, espandendosi e diventando più grandi. Ok, c'è l'Hollow Investigator Organization, l'associazione che fa in modo di investigare in questi hollow e ottenere delle risorse per le estrazioni. È un'industria veramente importante. Ma detto questo, ci sono anche altri che vanno a sfidare Yolow, come i Proxys. Questi Proxys sono esperti nell'esplorazione di Yolow e devono trovare modi per far entrare e uscire la gente in modo sicuro da Yolow. Svolgono un ruolo chiave nell'esplorazione di Yolow. Come protagonista della storia, Wise and Bell, fratello e sorella, sono dei Proxy, con abilità uniche. Ok, loro lavorano per Pantheon. Ogni volta che prendono una commissione, loro si trasformano in Pantheon. Qua mi sono perso un attimo. È qua che inizia la storia di ZZZ. Ok, quindi noi siamo dei Proxys, che siamo quindi dei liberi professionisti, che lavoriamo parallelamente a quelli che sono invece quelli dell'associazione investigativa. Lei con la coda. No, mamma mia, l'orso, che bello che è. E non è male l'incipit. Il fatto che sia una risorsa problematica e di alto valore allo stesso tempo è interessante. Questi gruppi hanno ognuno i propri Ok, gli agenti sono in prima linea, quindi hai visto delle facce familiari? Ah, ci sono altre agenzie, appunto, i Cunning Ares. Ok.
Si adattano a ogni situazione. Poi c'è la Bellobogi Heavy Industries. Loro vanno col teamwork e tecnologia contro YOLO. Lui dice, vabbè, lui che viene da Simon. Loro invece la Victoria Housekeeping & Co. Loro sono appunto urban clientele. Loro sono i più eleganti. A parte questi vecchi amici, sono nuovi compagni che vogliono conoscervi tutti. Ok, la Criminal Investigation Special Response Team. Fighi, è la pula praticamente. Aiutano i cittadini. Combattono YOLO nelle strade. Belli loro. YOLO Special Operation Section 6. Sono bellissimi loro. A me piacciono un sacco loro. Sia la Oni che la gatta. Poi ci sono i fighi di Calydon, che guidano le motociclette e i camion. Poi c'è Obol Squad, le Virtual Idols. LOL. Vabbè, comunque arriveranno anche nuove fazioni, nuove storie. Una commissione è arrivata e gli agenti sono tutti pronti. Guardiamo le skill di tutti. Ok, non penso faranno una carrellata di skill. Oh, già un botto di gadget hanno fatto comunque. Bella la live per ora, mi sta piacendo. Sembra veramente molto interessante l'animazione dei personaggi e come sono caratterizzati, eh. Tanta roba. Tanta roba. Ok, parliamo del combattimento. È stato descritto come molto soddisfacente. Come abbiamo provato ad arrivare a questa sensazione soddisfacente? Ok, il colpo e la reazione del colpo è soddisfacente, perché senti proprio che hai il colpo. Non abbiamo esagerato su troppi shaking degli schermi, ma abbiamo preferito basarci su delle build che fossero pulite ma efficaci. È vitale per noi mostrare la bellezza delle azioni. Comunque gli ha sequestrato la famiglia, lui da Wei si vede. Gli attacchi chain attacks, vedete, effettivamente la risonanza dei colpi sembra veramente bella. Bella l'HUD alla Kingdom Hearts. Ok, c'è lo stun del nemico perché abbiamo la perdita tipo di simile equilibrio. Belle le combo con i personaggi. Molto figa questa parte qui. Ma è bella l'HUD, a me piace un sacco l'HUD. La parte con i punti rende il tutto molto più arcade. Sono anche delle opzioni per la difesa. Un perfect basic assist system. Quando c'è un yellow flash nel nemico attacca, puoi switchare e puoi fare una contromossa. Bello il sistema di... Oh, questo è bello. Questo è interessante. Questo è molto interessante. Perché unisci la difesa, lo skip a quel momento per fare il controcolpo. È complicato fare le reazioni ai nemici? Ne parleremo a breve. L'ultimo pezzo del puzzle è della soddisfazione. Ok, persino i giocatori senza esperienza riescono a giocare ad avere quel feeling. Ma ok, cioè easy to learn, hard to master. Praticamente questa è la definizione che hanno cercato di dare. Cioè tutti possono entrare e menare, ma per arrivare al top ti devi fare il mazzo. Vedremo. Però ecco, di certo questa è la cosa migliore che tutti vorrebbero sentirsi dire. Per un combattimento ricco abbiamo anche fatto il design di molti personaggi con diversi tipi di strategie di attacco. Ok, due nuovi agenti alla release che manderemo. Let's check it out. Lei, che ha una specie di motosega. Lei fa parte Piper dei figli di Calydon. Ok, fa una trottola con un colpo in basso. Sbadiglia e ti dà un'accettata. Ok. Lei che c'ha la roba del maialino. Una mazza. Ma porco cane. No, ma tira il maialino. No, ma sei serio? Prende il maialino e lo tira. Come... No. Ok, questa mi piace un sacco. Questa mi fa ridere. Ci sono anche altri agenti nello showcase di oggi, giusto? Sì, guardiamo gli altri due nuovi.
Belli quelli della pula, i poliziotti. Abbiamo da una parte lei che c'ha la pistola e c'ha questi movimenti veloci attorno. Ok. Ovviamente carica poi il lanciagranate a missili. Questo è per molti. Questa qua piace a tanti, eh. Rasqualetto. La squaletta è proprio carina. Ah, che si divide in due. Che scazzatissima. Quel colpo dello squalo. Bella anche lei. Ellen Joe. Molto forte in combattimento, è un top fire della Victoria Housing Co. Poi c'è Sun Yan. Oh, era per una volta che non avevamo i nomi in giapponese. In cinese, scusate. Ok, lei ha la burst damage esplosiva col cannone. Ok. Ok, rilasceremo anche Main Story Chapter 3 della Victoria Housing e il capitolo 2 interludio della Public Security con Ellen e Zhu Yan che faranno la loro apparizione. Ma quel bambù che hai visto, sai che ti può supportare in combattimento? Quindi gli animaletti, i bambù, ti possono supportare in combattimento. Ok, sono delle IA che ti supportano nella vita di tutti i giorni, ma possono avere diverse forme e sites e vengono utilizzati in diversi scopi anche per il combattimento. Ok, in combattimento non solo bambù può usare skill attive, ma può anche cambiare in base alla situazione. Può anche unirsi al triggering dei chain attacks. Carini, un po' come Yeko. Ricorda un po' la cosa di Yeko, forse, in un certo senso. Ok, abbiamo giusto accurato il gameplay di Bamboo per renderli più fluidi. E abbiamo deciso di non monetizzarli. I Bamboo non sono monetizzati, quindi i Bamboo voi li potete trovare senza pagare. Apparentemente. Carina questa scena. Oh? Ok, puoi usare il Bamboo Pulse. Ok, voi li potete trovare questi punti in diversi gameplay. Ok, abbiamo incrementato le ricompense per i Bamboo, così i giocatori possono avere possibilità di trovarli. Ah, ci sono quelli di S-Rank. Ok. Vuoi provare? Prova. Mamma mia, anche lui gli hanno rubato. Gli hanno messo la famiglia in carcere. L'oggettistica comunque è bellissima. Non capisco perché hanno messo il caffè. Perché il caffè? Perché? Ok. No, sarà una roba in gioco che ci sarà un bambù che fa il caffè. Ma qua è la pubblicità della lavazza? Ma io non lo so. Voglio un caffè ora. ZZZ, un cappuccino. Made by Tin Master. Ok, c'è un caffè shop lì di New Hydro. Ok, vogliono lasciare l'impressione di qualcosa di unico, quindi hanno fatto dei design per aggiungere piccoli eventi e dettagli. Quindi quando anche tutti... è questo che a me piace, no? Cioè, tutti i negozi hanno delle piccole caratteristiche, i personaggi sono ben caratterizzati, mi piace un sacco. Ok. Vabbè, lì hanno fatto due tette e una faccia attorno. È una win-win situation tra i proxy e ZZZ. Cosa è cambiato nel girare per New Hydro? C'è stato un enorme update, che prima era inimmaginabile. Ora è... ok, la zona che avete visto finora è solo metà di quella che sarà rilasciata. Quindi dalla scorsa beta la città è metà di quella che sarà la release. Mamma mia. Non soltanto sono aumentati i range della storia, ma abbiamo anche fatto più piani e abbiamo creato nuove strade e nuovi livelli, con anche la costruzione attiva. Ok, ZZZ ha improvato la qualità. Protagonista ha una casa adesso. Al secondo piano ci sono le camere da letto di Belle e Wise. Possono dormire nei loro letti finalmente. Cosa incredibile. Ok, io non so perché uno dovrebbe andare a dormire, ma c'è l'opportunità. 4 luglio.
Ecco, che, perché dovresti, cosa succede se vai a dormire? Vabbè, triggera degli eventi probabilmente, degli eventi. O comunque puoi... Ah, ti puoi mettere a dormire e puoi interagire con magari altri personaggi. E in più la notte, come mi dice Bancho, chiudono i negozi, quindi vai a dormire. Sì, stile persona un po'. Possiamo mandare i messaggi e invitare gli agenti a uscire? Ah, ok, possiamo fare gli hangout con loro. Ok, quindi schedulate quando andare, mettete la giornata, prendete il taxi e vi dite dove andare. Bella la... molto bella la... l'HUD alla persona, avete ragione, molto molto bella. Molto molto bella. Beh, hanno investito tanto ed è venuto un bel lavoro, da quello che sto vedendo. Benvenuti a tutti. Che agente avresti invitato questa volta? Allora, ok, no, all'ufficiale release puoi invitare ogni agente che, ha, che è stato presente nella storia principale. Non ti preoccupare, non vi perderete, perché potete consultare l'ufficiale Miao Miao, che vi dà hint su dove andare e cosa fare. Ufficiale Miao Miao. Vabbò. Ok, avete implementato l'esplorazione, che cosa vuol dire? In ogni corner di New Edru potrete trovare dei bambù che aspettano di essere aiutati. Quindi ci sono delle cose, ceste, cose da fare, dei missing cargo truck per dirvi che sono appunto delle ceste. Abbiamo parlato tanto, ma parliamo degli gameplay ora. Ci sono delle update rispetto alla nuova versione di ZZZ. Partiamo da Hollow Zero Gameplay. È stato designato come una speciale mappa nel mondo ed è un permanente gameplay mode. Questa mappa è lo Scott Outpost. Ok. È un... ok, è tipo la modalità... È una modalità dove noi possiamo fare dei livelli e continuare a giocare. Visto che noi vogliamo che ci sia tanto long term rigiocabilità, in questo metodo praticamente avete delle challenge e del contenuto che potete continuare a riproporre permanente e vi dà delle ricompense. Ok. Hollow Zero ha anche Our Game Underling Lore, quindi c'è anche della lore. È, una, è un roguelike, ragazzi. È come Simulated Universe, potrebbe essere come impostazione e come il Theater Dream che arriverà tra poco su Genshin, ecco. Sì, sì, ormai è importantissimo, questo tipo di modalità sono fondamentali, ecco. Sì, qua prendi i power up. Puoi prendere i power up chiamati Resonia. E attraverso i combattimenti ed eventi puoi ottenere dei power up. Se ne prendi 4 dello stesso tipo, ottenere anche un in potenziamento. E quello è il flash di quando tu ottieni un potenziamento di 4 dello stesso tipo. Vedete a sinistra che vi mostra i 4 dello stesso tipo. L'evento sembra differente. Ogni volta che tu costruisci fiducia con dei agenti, ti darà degli eventi specifici delle, e dei potenziamenti speciali in base al tuo rapporto che hai con questi agenti. Quindi è come fare il livello di amicizia alti che si converte in un aiuto all'interno di questa modalità. Volevamo fare più interazioni tra i personaggi e l'ambiente di gioco. Abbiamo creato un mondo realistico per l'appunto con i televisori e queste cose qua, che è carino. Forse è tipo slot anche. Cos'è il Resonium? Sembra che sia connesso con i Bangbu che avevi menzionato prima. Possiamo provare i bambù gratis all'interno del luogo. Quindi i bambù possono essere provati e sperimentati anche a livello free senza averli pullati all'interno di questa modalità, sembrerebbe. Ora guardiamo la boss battle. La boss battle è col mega robottone giallo che avevamo già visto più e più volte, no? Ragazzi, abbiate pazienza se sparlo sopra, ma traduco per... fino al meglio delle mie possibilità per chi magari non è avvezzo con l'inglese. No, non è quello giallo, apparentemente è uno rosa. Ok. Madonna, è Romina di Elden Ring. Senza la coda dello scorpione, però. Ok, qua ha fatto un time stop. Il punto è tutto qua, nel senso, io credo che il punto del gioco sia tutto qui, perché quello che vediamo è sicuramente bello. Si
sia a livello di HUD sia a livello di gameplay. Il punto è, deve, è quella la main parte, quindi l'esperienza del combattimento deve essere il top e deve essere capace per tutti a essere soddisfacente. Stiamo provando un sacco di stage, stiamo cercando per l'appunto di migliorare, rendere più liscia il combattimento e l'accontinuamento dei vari step, dei varie interazioni con i battlefield. Quindi abbiamo messo dei punti narrativi e cercheremo di incrementare anche il gameplay originale. Board gameplay, che cosa intendi? Abbiamo in mente di fare degli stage dove voi potete direzionare la vostra scelta e il vostro movimento all'interno di un tipo all'interno di un tabellone, per non andare dritti in un corridoio. L'idea allora è quella. Ok, ci sono nuove sorprese. Da quello che ho capito io, poi correggetemi se sbaglio, l'idea è proprio quella di cercare di non rendere un corridoio allo stage, ma di avere più possibilità. Ora sorride perché... Ok. Allora, abbiamo preparato 80 free pull, tu riceverai 80 bupons. Ok. Ok, tutti possono avere divertimento col gioco. Ok, 80 pull, perfetto. Bisogna vedere com'è il... E ve ne diamo altre 20? Vi diamo altre 20 pull. 100. Mamma mia, si stanno memando da soli. Vi danno 100 pull. Io non so il sistema di piti però, ragazzi. Finito così? Ok, abbiamo provato un redemption code per l'uscita. Lo puoi claimare una volta quando uscirà, ovvero il 4 di luglio. Che è ZZZ Free 100, ragazzi. Ok, quindi guardate i social media. C'è un evento pre-lancio. Dopo tutti questi anni finalmente è uscito ZZZ. Come produttore sono sinceramente grato a tutti voi, grazie per il supporto e vi invitiamo a darci del feedback. Continueremo a lavorare duro per rendere il mio gioco sempre sempre migliore. Grazie. Un passo alla volta, la crescita del nostro team verrà, creeremo qualcosa di meraviglioso. Finalmente siamo quasi all'uscita. Il 2 di luglio sarà disponibile per il pre-download, quindi potete già fare il pre-download il 2 di luglio, ma uscirà il 4 di luglio. 7月4日你还有全新都市动作冒险游戏绝区零让你爽个痛快 siamo sicuri che vi soddisferà. Bye bye. Allora, raga, è interessante, è molto interessante, devo dire la verità. A me è una live che mi è piaciuta un sacco. Ora vediamo se c'è qualche hint finale. A me piace un sacco la cosa delle VHS. Piace da morire. Ok. Ok, dei freebies per voi. Le 100 pull. E gli 80 bupons. LOL. Che figo che ha fatto. Che figo che ha fatto il corto così divertente per dirti: ho 100 free pull. Allora, molto bello. La questione delle 100 free pull. Vabbè, era evidente che comunque dovessero dare, come ogni gioco all'inizio, una bella botta. Ed è giusto che sia così. Non so, perché non mi sono informato, il sistema di piti e come funzionino bene i banner, quindi per ora vi dico, cavolo, 100 pull è bello altisonante, fa tanto figo. Bisogna vedere poi col rapporto, bisogna poi vedere il rapporto come è e come sarà con quello che è poi il sistema delle pull e eccetera eccetera. A livello di gameplay mi è piaciuto un sacco, è proprio bello da vedere. Bisogna vedere gameplay alla mano, bisogna vedere pad alla mano o controllo alla mano, quanto sia soddisfacente per il tipo di giocatore che ognuno di voi è, che ognuno di noi è, però sembra effettivamente qualcosa di ben fatto. I personaggi sono ben curati, hanno fatto vedere dei nuovi personaggi, dei nuovi storyline che a me piacciono davvero tanto e non ho mai fatto mistero del fatto che secondo me il mondo di ZZZ è quello che mi ispira di più in generale del mondo MiHoYo.
Per quanto riguarda la città, hanno espanso la città e l'hanno resa più grossa, mettendo più livelli e facendo modo di avere un doppio di quello che era all'interno della beta, inserendo il sistema roguelike della modalità endless. Hanno messo anche la storia dei bangbu, che non sono pullabili con i soldi ma con gli eventi e con delle monete in gioco. Quindi il setup, l'apparecchiata è ottima. Hanno apparecchiato bene per un contenuto che parte comunque bene. Vediamo come se la giocheranno. Vedremo il 4 luglio come è il gioco. Sicuramente lo porteremo sia live sia qualche contenuto verrà sicuramente fatto. Spero che mi piaccia e che mi diverta molto. Vi ricordo che ZZZ Free 100 lo potrete riscattare nel momento in cui avrete il gioco. Non ho letto che sia riscattabile già da ora, ma nel caso vi faccio sapere.